Unit3 si prepara la mostra dei lavori degli allievi dei corsi di pittura sabato pomeriggio e si rafforza con l'aiuto di Itas Mutua in vista dell'inizio del nuovo anno di lezioni. Grazie alla società, l'associazione riuscirà a rinnovare le attrezzature, far ripartire i corsi di informatica e in generale fornire un servizio di maggiore qualità. L'avere del materiale proprio fisico, banchi, postazioni di lavoro per le nostre attività artistiche, appunto, ma anche per tutta una piattaforma digitale per riprendere i corsi di informatica che si erano, ahimè, interrotti col Covid. La solidarietà e il terzo settore, diciamo, che si avvicinano abbastanza. Noi vogliamo aiutare Unit3 proprio perché abbiamo questi scopi comuni, che sono quelli di aiutare la comunità per acquistare degli strumenti necessari, indispensabili per rendere Unit3 unica sul territorio. E in vista dell'inizio dei corsi di quest'autunno, sabato pomeriggio alle 15, il porticato Brignardello di Lavagna ospita la mostra dei lavori degli allievi dei corsi di pittura. Un modo per Unit3 di aprirsi verso l'esterno e far conoscere le tecniche di tempera su legno. Vuole essere un augurio per l'inizio dei lavori prossimi di Unit3 e di tutte le associazioni culturali che in questo momento credo che abbiano un'importanza strategica, visto il momento molto difficile che stiamo vivendo. L'esposizione sarà affiancata da un accompagnamento musicale con canzoni eseguite dalla presidente dell'associazione, Sara Vergnano, che saranno trasmesse in filodiffusione nel porticato. Se vogliamo, una filodiffusione all'interno di questo bellissimo scenario che è il porticato Brignardello, che accompagna la visita e così, la godibilità delle opere esposte dai nostri allievi. Un'inserzione continua, quindi si parte dalle 15 fino alle 17, alle 18, vediamo un attimino anche l'afflusso.